ci vediamo dopo due mesi esatti all'incontro che un po' ha scatenato il centro Roma, che ha scatenato la reazione del territorio sulla quattro corsie, e a cinque giorni dal secondo incontro che c'è stato con al Ministero delle Infrastrutture, con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione in videoconferenza e il Comune. E oggi siamo un po' chiamati a fare un po' il punto della situazione, capire se e quali altre iniziative eventualmente assumere. Nel frattempo, come sappiamo, c'è stata la decisione della Giunta, simbolicamente, nel primo periodo non solo simbolicamente, di trasferire la propria sede istituzionale nel presidio sulla quattro corsie, che ha visto incontri istituzionali, quello dei sindaci della rete metropolitana, di sindacati, di associazioni di categoria, di comitati di quartiere, e soprattutto credo che abbia un po' acceso i riflettori sulla questione che riguarda insomma, il completamento della strada a quattro corsie, questi ultimi 3,5 km per arrivare al centro di Tatriaghera, quella circonvallazione nella parte diciamo, dell'Egatana e la bretella per l'aeroporto. Le posizioni in campo sono sostanzialmente queste. Il MIBAC, devo dire che sono arrivati con la posizione ufficiale del Ministero, quindi non questa volta con il parere di un funzionario, ma il Direttore Generale che come dire, si è sostanzialmente espresso sulla, non era presente alla riunione, ma i dirigenti delegati hanno espresso il parere del Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali. E la loro posizione non cambia, loro dicono si tratta comunque di una strada in fascia costiera e quindi il piano paesaggistico la vieterebbe, in quanto insomma la vieterebbe se non a due corsie. E non prendono in considerazione le osservazioni che nel frattempo tutti noi, rete metropolitana, regione, comune, hanno formulato e che conoscevano bene chiaramente. Ed è stata la posizione che almeno il MIBAC ha tenuto dall'inizio alla fine della riunione. Un'opera strategica non solo per l'area del Sassarese, quindi del nord ovest, ma per tutto il nord Sardegna e direi per tutta la Sardegna intera. Io ritengo che non completare quest'opera sarebbe delittuoso, l'ennesima opera compiuta dove magari ci vorranno 20 anni prima di continuare. Siamo invece nella condizione di poter continuare e dobbiamo farlo. Mi fa piacere che anche alcuni esponenti delle forze politiche del governo centrale stiano sollecitando opportunamente la sfera politica, perché su quella tecnica c'è un errore madornale, che è quello di pensare che il PPR sia valido per un progetto che invece è già stato reso valido prima dell'entrata in vigore del PPR. Ma innanzitutto questa pressione politica, l'iniziativa di stasera e altra che ne metteremo in piedi, ma poi naturalmente anche un'azione energica sul livello appunto parlamentare e governativo che assuma la decisione del CIP, che è l'unico luogo dove si definisce completamente questa pratica. Parla tanto della strada statale come Sassari-Alghero, però è una situazione che non interessa solo Sassari-Alghero, ma tutti i comuni del territorio. Assolutamente, è molto riduttivo considerare solo una questione legata a Alghero. La Sassari-Alghero, come la questione Sassari-Alghero, è la questione di tutto il Nord Sardegna, di tutta quella che adesso è stata definita come rete metropolitana, che non è da intendere solo come un'organizzazione di tipo istituzionale, ma un vero e proprio diciamo, unione di interessi di tutto il territorio della Nord Sardegna. Per questo anche come Comune di Castelsardo siamo più presenti per rappresentare per quanto possibile tutte le istanze di questa importante area geografica della Sardegna. La politica del territorio cosa può fare per sbloccare una situazione del genere? Ma mostrare la massima coesione per orientare tutti questi quelli che sono non degli interessi particolari di ogni singolo comune, ma l'interesse di un'intera area.